Eccomi di nuovo amici, bentornati ancora una volta qui sul mio canale Speedy News. Oggi parleremo di pagamenti. Infatti a febbraio nuovi pagamenti INPS con anticipi, RDC, assegno unico universale figli, conguagli ISEE, bonus, pensioni, insomma di tutto di più. Quindi mi raccomando seguitemi fino alla fine per non perdere nessun importante dettaglio. Ma prima, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale con campanellina, lasciatemi un meraviglioso like. E ora andiamo a vedere di quali pagamenti stiamo parlando. È tanta tanta roba. Partiamo dalle pensioni. Pagamenti in arrivo il primo di marzo, lo sapete, con gli arretrati degli aumenti per chi non ha ancora visto l'adeguamento del proprio assegno pensionistico alla perequazione legata all'inflazione. Poi la carta acquisti. Moltissimi di voi me lo chiedono, lo so. Purtroppo, nonostante sia una carta relativa ai mesi di gennaio e febbraio, i pagamenti sono iniziati soltanto agli inizi di febbraio, ma purtroppo non si sono ancora conclusi e molti di voi stanno attendendo questi 80 euro del primo bimestre del 2023. Purtroppo i pagamenti procedono a rilento, ma via via stanno arrivando e temo che si proseguirà così fino a fine mese, per cui molto probabilmente alcuni di voi dovranno attendere ancora qualche giorno. Speriamo che la ricarica arrivi quanto prima. Questa è una caratteristica del primo bimestre, che parte sempre un pochino più in ritardo. E poi ancora parliamo anche della NASPI. Infatti per la NASPI ci sono nuove date per tutta questa settimana e fino addirittura al 20. Non dimenticatevi, se percepite la NASPI e se siete iscritti alla gestione separata, di comunicare il vostro reddito presunto, anche se il reddito presunto è pari a zero. È importantissimo. E poi finalmente in pagamento da oggi il trattamento integrativo, il cosiddetto bonus IRPEF 100 euro per chi ancora lo percepisce. E poi stanno iniziando finalmente pagamenti dei bonus 150 e 200, o meglio scusatemi, del bonus 150 euro per tutti coloro che lo attendono da tempo. E qui i pagamenti inizieranno, le prime disponibilità sono, o meglio le prime disposizioni sono per il 17 di febbraio. Invece per quanto riguarda l'assegno unico universale figli, in questo mese assistiamo anche qui a un ritardo legato proprio al fatto di dover aggiornare gli importi per via dell'adeguamento all'inflazione. Per quanto riguarda invece il capitolo reddito e pensione di cittadinanza, sono partite ieri le lavorazioni, lo abbiamo visto nella tardissima serata, e attendiamo le prime ricariche per domani intorno all'ora di pranzo per tutti coloro che ovviamente hanno pertinenza alla ricarica di metà mese, cioè i nuovi entrati, quelli che per la prima volta percepiscono il reddito di cittadinanza, per chi rientra dopo uno stop e rinnovo e per chi ha delle situazioni di arretrato. Tutti gli altri dovranno attendere il 27 per la ricarica ordinaria. E una novità di cui si sta parlando nelle ultimissime ore è quella che riguarda un probabile censimento in arrivo per i percettori dei cosiddetti occupabili del reddito di cittadinanza. Al momento non si sa nulla più, attendiamo delle novità, delle news ufficiali ovviamente. Vi terremo prontamente aggiornati. Per oggi è tutto, io vi saluto, vi ringrazio, mi raccomando iscrivetevi al canale con campanellina, lasciatemi un bel like ed abbonatevi, perché no? Io vi aspetto qui con il prossimo video. Arrivederci a tutti da Barbara, un abbraccio e un saluto.